Buongiorno dal notiziario del mondo. Le notizie di oggi, venerdì 16 ottobre. Turchia. Un migrante afghano, che faceva parte di un gruppo che cercava di entrare in Bulgaria dalla Turchia, è stato ucciso giovedì sera dalle guardie di frontiera bulgare. Gli afghani non avrebbero obbedito all'intimazione delle guardie di frontiera di tornare indietro. Mosca. Il viceministro russo Mikhail Bogdanov, inviato speciale del Cremlino per il Medio Oriente e l'Africa, ha riferito che Mosca non sta fornendo armi a curdi siriani. Ieri Ankara aveva espresso chiaramente agli ambasciatori di Stati Uniti e Russia la propria contrarietà alla fornitura di armi ai curdo-siriani del PID, organizzazione affiliata del PKK. Lombardia. Un interrogatorio di circa 6 ore, al termine del quale Mario Mantovani, vicepresidente della Regione Lombardia, arrestato per concussione, corruzione aggravata e turbata libertà degli incanti, ha chiesto al GIP la scarcerazione. Sempre secondo il suo legale, l'ex vicepresidente avrebbe chiarito la sua posizione in maniera definitiva, rispondendo a tutte le domande. Cronaca. Ancora allerta meteo al sud, in Calabria e Puglia. Le previsioni meteo indicano un miglioramento che sarà però graduale. Benevento è la città più colpita, con 2 vittime, ingenti danni ed enormi disagi per gli allagamenti. Frane e inondazioni hanno però colpito altre zone del centro-sud. Abruzzo e Campania chiederanno lo stato di calamità. Cronaca. Sono 31.372 le persone scomparse ancora da rintracciare in Italia dal 1974 ad oggi. E quanto emerge dalla 13ª relazione semestrale presentata al Viminale dal commissario straordinario di governo per le persone scomparse, Vittorio Piscitelli, insieme al sottosegretario all'interno Domenico Manzione. Gli ultimi risultati, ha affermato Manzione, indicano un discreto salto di qualità nei ritrovamenti, ma il numero degli scomparsi è significativo, pur se più basso rispetto ad altri paesi europei. Politica. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2016. Una manovra finanziaria di 26,5 miliardi di euro. La legge di stabilità 2016 prosegue il piano di taglio delle tasse avviato lo scorso anno, intensifica la lotta contro la povertà e la tutela delle fasce più deboli della popolazione e procede con la spending review. È tutto per questa edizione, buon proseguimento di giornata.